Buonasera. 2 o 3 milioni di anni fa, nel Pacifico, al largo delle coste del Sud America, una serie di grandi eruzioni vulcaniche sottomarine fece affiorare in superficie i coni di lava che si erano man mano formati sott'acqua. Queste punte emergenti in pratica erano delle isole, le attuali isole Galapagos. È in questo modo che molte isole si sono formate in giro per il pianeta. Per esempio le Hawaii, che hanno ancora oggi un'intensa attività vulcanica, oppure anche nel Mediterraneo le nostre isole Eolie. In certi casi poi il vulcano è lentamente sprofondato sott'acqua, lasciando intorno a sé una corona di terra creata dalla barriera corallina. Ed è così che hanno preso origine gli atolli. Con il documentario che vedremo tra poco visiteremo le Galapagos, queste straordinarie isole che il grande naturalista inglese Charles Darwin visitò in un famoso viaggio nel 1835 e che furono al centro di una serie di studi che culminarono poi con la pubblicazione della teoria dell'evoluzione nel celebre libro L'origine delle specie. Cosa avevano di tanto particolare queste isole per colpire Darwin? Beh, in un certo senso erano una specie di laboratorio naturale, un esperimento fatto dalla natura per mostrare come un ambiente isolato possa modellare una specie e crearne di nuove. Queste isole si trovano infatti a grande distanza dalla costa, quasi a 1000 chilometri, e anche tra loro sono difficilmente raggiungibili via mare. Su ogni isola, quindi, gli animali, arrivati casualmente dalla terraferma, probabilmente trascinati lì da correnti marine su zattere naturali di alberi intrecciati, ebbene, hanno conosciuto un'evoluzione separata, adattandosi all'ambiente e anche al cibo disponibile. Darwin si accorse, per esempio, che le tartarughe giganti, che abbiamo visto adesso, avevano caratteristiche diverse su ogni isola, e che anche questi fringuelli, che erano diversi su ogni isola, avevano evoluto becchi dalle forme assai diverse, adatti a afferrare o rompere il cibo in modo differente. Quello che è accaduto alle Galapagos, sia pure con animali diversi, è accaduto su tante altre isole in ogni parte del mondo. Il documentario rievoca il viaggio di Darwin, ma soprattutto ci mostra la straordinaria fauna che ancora esiste su queste isole, oggi diventate parco nazionale nonostante le devastazioni compiute dall'uomo in passato. Tartarughe giganti, cormorani e le famose iguane ferme al sole sulle rocce, un po' come sculture di pietra vicino al mare, in cui si immergono per cercare il loro cibo. Charles Darwin, attraverso la voce di un attore, rievocherà le sue impressioni su questi strani luoghi che visitò in quei lontani anni della prima metà dell'Ottocento. Ed ecco le immagini, davvero di rara suggestione, di quelle che sono state definite le isole incantate, le Galapagos. Gli antichi marinai avevano molta paura delle forti correnti che spazzano i mari di queste isole. Questa nave però avanza velocemente, a vele spiegate. Il suo nome è famoso e, come il suo predecessore, porta a bordo un gruppo di studiosi e naturalisti. La loro meta è uno dei posti più affascinanti del mondo. Sembra di essere tornati indietro nel tempo e nello spazio per assistere ad un evento fantastico, il mistero dei misteri, la prima apparizione dei nostri antichi progenitori terrestri. Così Charles Darwin commentò il suo primo impatto con le isole Galapagos, quando giunse qui verso gli inizi del secolo scorso. I primi navigatori le chiamarono isole incantate. Spazzate dai venti e dalle correnti, era molto difficile riuscire a raggiungerle e ancora più arduo lasciarle. Le isole Galapagos sorgono in mezzo al Pacifico, più di 1000 chilometri al largo delle coste dell'Ecuador. Ammainate le vele, la nave si mette al riparo in un'insenatura di una delle isole.
Diversamente dal suo famoso predecessore, non dipende dai venti e dalle correnti e naviga a motore verso il luogo scelto per l'ancoraggio. Il suo nome, Beagle, è lo stesso del brigantino della Marina Reale inglese che nel 1835 portò Charles Darwin alle Galapagos. Fu proprio per merito delle osservazioni compiute in questo viaggio che Darwin poté in seguito formulare la sua rivoluzionaria teoria sull'origine delle specie. Anche l'attuale Beagle ha qualcosa a che vedere con Darwin. La nave appartiene all'Istituto di Ricerca Darwin e svolge una serie di studi che lo stesso Darwin avrebbe considerato di vitale importanza se avesse potuto parteciparvi. Darwin, infatti, sostò su queste isole soltanto per 5 settimane. Le singolari forme animali e vegetali delle Galapagos attrassero la sua attenzione fin dal primo momento del suo sbarco qui. Le rocce costiere sono popolate di grandi rettili simili a lucertoloni, lunghi anche più di un metro. Le loro zampe sono munite di robusti artigli per riuscire ad arrampicarsi su queste accidentate rocce laviche. Non è raro vedere gruppi di questi mostruosi rettili crogiolarsi al sole distesi sulle rocce. I mostruosi rettili descritti da Darwin altro non erano che iguane marine, gli unici sauri al mondo adattati a vivere in mare. Già al tempo di Darwin, più di un secolo fa, i misteriosi paesaggi vulcanici, popolati da una flora e da una fauna così singolari e affascinanti, cominciavano a risentire dell'influenza della civiltà umana. Da allora il processo si è ulteriormente accelerato. La scomparsa dell'ambiente naturale delle Galapagos sarebbe una perdita gravissima per l'uomo. Siamo al Museo di Storia Naturale a Londra, nella sala dei dinosauri. Questi reperti sono solo una piccola parte di una collezione molto più ampia. Purtroppo si tratta quasi in ogni caso di forme ormai estinte. Alcune sono impagliate, di altre si è conservato solo lo scheletro. Questo è certamente un ottimo modo di conservare le creature che per milioni di anni hanno diviso con noi il pianeta. Sono sicuro però che chiunque abbia un minimo di interesse per gli animali preferisca vederli vivi nel loro ambiente, piuttosto che in una situazione come questa. Le iguane marine che abbiamo appena visto sono certamente più interessanti e affascinanti di questi esemplari impagliati. Perfino una tartaruga elefantina, sebbene non molto più attiva di questa, è certamente molto più interessante a vedersi da viva. La fauna delle isole Galapagos è unica nel suo genere, ma deve essere accuratamente protetta se non vogliamo che finisca anch'essa imbalsamata in qualcuno dei nostri musei, a rammentare lo spietato egoismo del genere umano. Ovviamente le Galapagos non sono l'unico ambiente naturale da proteggere, ma queste isole e i loro animali hanno un significato veramente particolare, come vedremo in seguito. Dopo una visita ufficiale in Messico nel 1964, ebbi la fortuna di poter trascorrere alcuni giorni in una di queste isole. Fu un'esperienza indimenticabile. Fu come entrare in un mondo incantato, dove l'uomo e la natura possono convivere pacificamente. Il comportamento degli uccelli marini è veramente incredibile. I pellicani pescano indisturbati sotto gli occhi interessati di occasionali spettatori. Molti di questi uccelli, come le sule dai piedi azzurri, non vivono solo alle Galapagos. Gli uccelli marini si spostano da un luogo all'altro come marinai, ma questi sono rimasti qui, affascinati dalla bellezza di queste isole. Thank you.
A parte gli uccelli marini, tutti gli altri animali vivono solo qui. Ciò facilita il compito dei naturalisti. Il nome di ogni animale è sempre accompagnato dalla parola Galapagos. Le iguane marine, però, non hanno bisogno di tale termine. Stanno solo qui e da nessun'altra parte. E non c'è alcun bisogno di teleobiettivi. Il paesaggio è unico al mondo. Le piogge sono scarsissime e le rocce nerastre sembrano masse di fango solidificato. Le onde del Pacifico hanno scavato nelle coste caverne e profonde insenature, popolate da un gran numero di otarie. Ovviamente si tratta di una sottospecie chiamata non a caso otarie delle Galapagos. Le femmine hanno un aspetto languido e lucente. Come gli uomini, amano crogiolarsi al sole, ma forse nessun uomo potrebbe dormire come loro con la testa sott'acqua. Nonostante le Galapagos siano vicine all'equatore, vi sono anche un gran numero di pinguini. La fredda corrente di Humboldt, proveniente dall'Antartico, bagna le coste occidentali del Sud America fino a raggiungere le Galapagos. A causa di questa mescolanza di acque fredde e tropicali, pinguini e fenicotteri convivono tranquillamente gli uni accanto agli altri. Sotto opportuni controlli, queste isole potrebbero diventare un vero paradiso per tutti coloro che si interessano di storia naturale. Scoperte dall'uomo poco più di 400 anni fa, la storia delle Galapagos è senza dubbio affascinante. Le Galapagos sono di origine relativamente recente. Sorsero nelle acque del Pacifico in seguito a una serie di fortissime eruzioni vulcaniche da 1 a 3 milioni di anni fa. Da allora il loro aspetto non ha quasi subito modificazioni da parte degli agenti atmosferici. In molti punti il manto di lava sembra appena formato. Gli agenti atmosferici non sono ancora riusciti a smussarne la superficie irta e affilata. All'interno, piccoli focolai vulcanici smentiscono l'apparente quiete delle isole. Lungo le coste, il mare ha fatto irruzione all'interno di antichi crateri, trasformandoli in baie riparate. Dal momento della loro formazione, le Galapagos sono divenute meta di molti animali provenienti dal Sud America, trasportati qui su relitti galleggianti dalla corrente di Humboldt. I sopravvissuti non hanno dovuto affrontare estenuanti competizioni e sono stati liberi di evolversi a modo loro. L'uomo giunse qui solo nel 1535. In quell'anno l'allora arcivescovo di Panama venne portato fuori rotta dal vento mentre era in viaggio verso il Perù. Da quel momento le Galapagos fecero la loro comparsa sulle carte nautiche. In seguito divennero meta di molti pirati che approdavano qui per riparare le loro imbarcazioni facendo razzie di animali selvatici, soprattutto tartarughe. Con loro giunsero anche topi e capre.
Queste ultime furono lasciate libere di riprodursi in modo da avere sempre carne fresca a portata di mano. Le capre sono animali distruttivi, mangiano tutto. In poche centinaia d'anni possono trasformare un'isola verde e fertile in un ammasso di nuda roccia. I primi coloni giunsero qui ai primi dell'Ottocento, ma la sterilità del suolo e le poche piogge smorzarono presto le loro speranze di successo. All'inizio i coloni furono soprattutto rifugiati politici e fuorilegge. Uccisero un gran numero di animali per procacciarsi il cibo. Spesso si uccisero anche fra loro. Questo misterioso paesaggio divenne testimone di efferrati delitti. Il Beagle giunse qui nel 1835. Aveva a bordo un giovane studioso inglese, Charles Darwin, allora 22enne. Il Beagle aveva il compito di effettuare alcuni rilevamenti sulle isole del Pacifico. Darwin, imbarcatosi come amico del comandante, divenne presto il naturalista di bordo. Ciò che vide nella sua breve permanenza sulle isole gettò le basi per quella che fu la sua opera rivoluzionaria, L'origine delle specie, pubblicata 30 anni dopo. Secondo la teoria di Darwin, ormai universalmente accettata, gli organismi viventi non sono forme fisse e immutabili, ma tutte, uomo compreso, si sono evolute da forme preesistenti mediante la selezione naturale. La cosa che colpì Darwin subito dopo il suo sbarco sulle isole era che ogni animale presentava differenze più o meno accentuate con i rappresentanti della sua stessa specie presenti in altre parti del mondo. Le iguane marine vivono su tutte le isole dell'arcipelago, esclusivamente lungo le coste rocciose. Non ne sono mai state trovate all'interno. Si tratta dell'unico sauro al mondo che si nutre di alghe marine, un fatto veramente singolare. Neppure un esperto naturalista armato di cinepresa subacquea potrebbe confutare le osservazioni sulle iguane marine fatte da Darwin. Il tipo di alimentazione di questi sauri, insieme alla particolare struttura delle zampe e della coda, prova che si tratta di animali acquatici. L'iguana nuota abilmente per mezzo di movimenti serpentini del corpo e della coda appiattita. Le zampe, durante il nuoto, vengono ritirate lungo i fianchi dell'animale. Non sono mai riuscito a vedere le alghe di cui si nutrono. Ho ragione di credere che crescano sui fondali prospicenti la costa. Darwin aveva ragione. Osservò anche che le iguane, quando sono spaventate, si affrettano a raggiungere la riva. Questa otaria, infatti, ha solo voglia di giocare, ma ovviamente l'iguana non può saperlo. L'iguana, sebbene non corra alcun pericolo, nuota per istinto verso la costa. Migliaia di anni di persecuzione da parte di squali o altri pesci hanno ottenuto il loro effetto. Darwin pensava che le iguana non avessero nemici sulla terraferma, ma una volta tanto si sbagliava. Questo serpente non è velenoso, ma ha un debole per i piccoli delle iguane. Probabilmente Darwin, nel suo breve soggiorno, non ebbe occasione di osservare i serpenti, ma riuscì a osservare molte altre cose.
I dati raccolti sulle iguana furono fondamentali per le sue successive elaborazioni teoriche. Notò che le iguana marine erano, sotto certi aspetti, molto simili a quelle terrestri che vivono nell'interno e ipotizzò che discendessero tutte da uno stesso gruppo ancestrale. Alcuni di questi sauri vivono nelle zone più interne delle isole. Sembra quasi che siano stati creati al centro dell'arcipelago, cominciando poi a disperdersi, ma solo fino a una certa distanza. Sono animali mostruosi, con il ventre giallo-arancio e il dorso brunastro. La forma del muso conferisce loro un'espressione particolarmente stupida. I loro movimenti sono lenti e torpidi. Strisciano lentamente, trascinandosi con il ventre e la coda sul terreno. Se provo a stuzzicarli con un bastoncino, lo mordono violentemente, ma non hanno mai morso me quando tento di prenderli per la coda. Combattono furiosamente tra loro a sangue. Non si tratta però di combattimenti mortali, servono solo a stabilire chi è il padrone del territorio. Alla fine, uno dei due fa dietro front e si dà alla fuga. Le principali osservazioni di Darwin, però, furono effettuate su animali molto diversi, che nulla hanno a che vedere con questi rettili mostruosi. I fringuelli di Darwin. Furono proprio loro a fornirgli i dati necessari per elaborare la sua teoria dell'evoluzione. Nei suoi scritti si legge: sulle isole vive anche un gran numero di fringuelli. Tutti sono caratteristici di questo arcipelago. Sembra quasi che discendano tutti da un'unica specie ancestrale, modificandosi poi per adattamenti differenti. La cosa più curiosa è la perfetta gradazione dei becchi. Da quando il loro progenitore ancestrale giunse qui, i fringuelli si sono diversificati in modo incredibile. Hanno evoluto becchi di forma diversa a seconda del tipo di alimentazione, becchi grandi e pesanti per rompere i semi, becchi esili e leggeri per esplorare e spezzare. All'inizio Darwin non capì subito l'importanza dei fringuelli, ma aveva compreso una verità fondamentale. Provenivano dal continente americano e si erano modificati a seconda delle diverse esigenze. Darwin rimase molto impressionato da queste isole. Una delle cose che lo colpì maggiormente fu l'incredibile docilità di tutti gli animali. Darò una dimostrazione dell'estrema arrendevolezza degli uccelli. Qui l'uso di un'arma è alquanto superfluo. Un giorno ho cacciato un uccello da un ramo spingendolo con la canna del fucile. Parlando di docilità, però, nessun uccello può eguagliare quella dei mimi delle Galapagos. Darwin fu colpito dalla loro natura estremamente curiosa. Un giorno, mentre stavo riposando, un mimo si posò sull'orlo della brocca che tenevo in mano e cominciò a bere tranquillamente.
Johan e Alan Root, gli autori di questo documentario, fecero un'esperienza molto simile mentre preparavano i pasti nel loro accampamento. Riguardo alla mansuetudine delle iguane terrestri, Darwin scrisse: salii su e cominciai a tirarne una per la coda. L'animale si girò e mi guardò come per dirmi: perché mi fai questo? Johan Root scoprì che le iguane erano ghiotte di fiori di cactus e prendevano il cibo direttamente dalle sue mani. L'uomo però ha spesso tradito la fiducia degli animali, come nel caso delle otarie. Darwin scrisse: è sorprendente come non si siano ancora inselvatichite. Negli ultimi 150 anni queste isole sono state spesso meta di pirati e cacciatori di balene. I cacciatori fecero strage di otarie. I Root trovarono che le otarie erano molto diffidenti nei loro confronti. Forse portano ancora il ricordo delle antiche carneficine. Le otarie furono sterminate in massa dagli equipaggi delle imbarcazioni che approdavano su queste isole. I cacciatori miravano alla loro pelliccia. I pirati le uccidevano per la carne. Ne trovarono una riserva inesauribile e in una forma che ne assicurava la freschezza per settimane quando stipavano sotto coperta i poveri animali. I pirati, nelle loro battute di caccia, si spinsero anche nelle zone più interne delle isole. Scoprirono così l'esistenza delle tartarughe elefantine e cominciarono a cacciarle per farne scorte di cibo per l'equipaggio. Darwin prese molte annotazioni sulla vita di questi rettili giganteschi. Soltanto le isole più grandi possiedono sorgenti d'acqua fresca situate nelle zone interne ad altezze considerevoli. Le tartarughe che vivono nelle zone basse devono quindi percorrere lunghi tratti prima di raggiungerle. Giunta nei pressi della sorgente, la tartaruga, incurante di qualsiasi spettatore, immerge la testa nell'acqua e beve avidamente al ritmo di circa 10 sorsate al minuto. Durante il periodo degli amori, i maschi lanciano un rauco grido che, si dice, può essere udito anche a distanza considerevole. I maschi fanno sentire la loro voce solo in queste occasioni. Le femmine, invece, sono sempre mute. Darwin non riuscì a osservare l'accoppiamento delle tartarughe. Poche persone ci sono riuscite. Il corteggiamento di una tartaruga del peso di 90 kg è senza dubbio uno spettacolo impressionante. Una tartaruga dell'isola di Hood. Il carapace è di forma diversa da quella delle tartarughe che vivono sulle altre isole. Fu proprio questo fatto a confermare a Darwin la validità delle sue idee. Prima di partire, egli scrisse: non ho ancora parlato di uno degli aspetti più interessanti della vita in questo arcipelago. Tutte le isole, infatti, sono abitate da animali diversi tra loro. Il destino dei viaggiatori è sempre lo stesso. Non fanno in tempo a scoprire le cose più interessanti di ogni località, che è già ora di ripartire. Ho avuto però il tempo e il materiale necessario per rendermi conto di questa singolare distribuzione degli organismi viventi.
Sembra di essere tornati indietro nel tempo e nello spazio per assistere ad un evento fantastico, il mistero dei misteri, la prima apparizione dei nostri più antichi progenitori terrestri. Il Beagle infine salpò per completare il suo giro di sorveglianza nel Pacifico, portando con sé il giovane naturalista. Tra i suoi scritti, alcuni, come una bomba ad orologeria, avrebbero scatenato, 30 anni dopo, un vero putiferio nell'ambiente scientifico. Ma, in un certo senso, Darwin non lasciò mai realmente quelle isole. Darwin vive ancora qui alle Galapagos, grazie al lavoro di ricerca dell'Istituto Charles Darwin. È situato su una delle poche isole abitate. Il lavoro di ricerca è molto arduo, soprattutto quello che riguarda le specie in pericolo. Purtroppo, l'istituto è carente sia di attrezzature che di personale specializzato. La tartaruga elefantina è una delle specie in via di estinzione. Miguel Castro viene dall'Ecuador e lavora all'Istituto Darwin. Studia il comportamento delle tartarughe elefantine nella speranza di farle aumentare nuovamente di numero. I segni sul piastrone gli rivelano i movimenti della tartaruga. Questi graffi sono stati provocati dalle rocce costiere. Le Galapagos offrono infinite opportunità di studiare il comportamento degli uccelli, soprattutto quelli marini. Sono anch'essi molto domestici. Questo gabbiano non si scompone affatto alla vista di un gruppo di studiosi dell'Istituto Darwin. Si tratta del gruppo del dottor Mike Harris, che attualmente si sta occupando degli uccelli marini delle Galapagos. Mike Harris sta studiando le sule dai piedi rossi che vivono su una delle isole a nord dell'arcipelago. Le sule in genere nidificano sulle scogliere, ma quelle dei piedi rossi sono le uniche sule del Pacifico a nidificare sugli alberi. Quelle dell'isola nidificano sui cespugli. Lo spazio a disposizione non è molto, così le sule devono sopportare la vicinanza delle fregate, loro acerrimi nemici. Le fregate sono uccelli molto prepotenti, soprattutto i maschi, con le loro ali nere e il sacco golare rosso sangue. Le fregate sono un vero problema per le sule. Non possono permettersi il lusso di perdere così tante uova e pulcini. La vicinanza delle fregate è veramente disastrosa. A parte il continuo saccheggio di uova, muore circa il 50% dei piccoli. Sono volatori abilissimi. Andare alla ricerca del materiale da costruzione del nido non è affatto dignitoso. È molto meglio rubarlo a qualcun altro. I maschi sono dotati di un ampio sacco golare che si tinge di rosso vivo durante il periodo degli amori. Non appena si avvicina una femmina, gonfiano il sacco golare
mettendosi in mostra il più possibile. Alla loro vista, le femmine si precipitano in basso, anche da 60-70 metri di altezza. La reazione dei maschi è molto simile a un'esplosione antiaerea. Almeno per questa volta, la pace regna nella colonia di fregate. L'unico a rompere la calma è il dottor Mike Harris, intento a osservare i piccoli. Un po' alla volta, il quadro delle abitudini di questi uccelli si fa sempre più chiaro. Finalmente, il lavoro degli studiosi dell'Istituto Darwin comincia a dare i suoi frutti. Le isole Galapagos, quindi, meritano veramente di essere protette e salvaguardate. L'Istituto Darwin sta facendo il possibile per tutelare l'ambiente di queste isole, ma i fondi a disposizione sono molto esigui. L'unico modo per garantire la sopravvivenza di questa fauna così straordinaria è di collaborare tutti quanti con il massimo del nostro impegno. Then our whole approach has got to be a lot more than modest. Queste isole sono un vero paradiso ed è nostro dovere conservarle intatte per le future generazioni, sia di studiosi che di comuni profani. Ultimamente sono state danneggiate da un violento incendio che ha minacciato la sopravvivenza di alcune specie di animali e di piante. Prendiamo ad esempio la colonia di albatri dell'isola di Hood. Il loro nome ovviamente è albatro delle Galapagos. Vivono soltanto qui e da nessun'altra parte. Li ho osservati a lungo, molte volte. Questa è una tipica danza di corteggiamento. Durante il rituale amoroso, il maschio cammina intorno alla compagna, poi cominciano a darsi piccoli colpi col becco. Il tutto termina in un immenso sbadiglio. Non sono ammesse interruzioni, ma l'amore è duro a morire. Sull'isola di Hood ebbe occasione di osservare alcune di queste danze. Al mondo vi sono solo 3.000 coppie di questi albatri e tutte vengono qui per nidificare. L'intero rituale è accompagnato da grida profonde, come una specie di lungo uoo. Tutto questo rituale di corteggiamento è il preludio fondamentale per l'accoppiamento. Man mano che si formano nuove coppie, l'attività diviene sempre più febbrile. I loro piccoli sarebbero alla mercé di qualunque predatore. Per fortuna sull'isola di Hood non vi sono predatori. Sulle scogliere dell'isola di Hood vive anche un altro uccello marino, la sula dai piedi azzurri.
I suoi piedi azzurri sono molto utili durante la stagione degli amori. Al prossimo atterraggio, guardate come li mette in mostra subito prima di toccare il suolo. Poiché in altri periodi dell'anno questo comportamento non è mai stato osservato, si tratta probabilmente di un modo per rivendicare il proprio territorio di corteggiamento e nidificazione. Dal punto di vista dell'aerodinamicità non è di alcun aiuto. Questo maschio è molto orgoglioso dei suoi grandi piedi azzurri, ma i gusti non si discutono. La femmina risponde con alcuni esercizi ginnici. Alla fine accetta l'invito del maschio e lo raggiunge. Lo guida verso il nido, ma la cerimonia non è ancora finita. Secondo il rituale, il maschio deve portare un po' di materiale per il nido. L'offerta è puramente simbolica, poiché queste sule depongono le uova sul terreno. Questo comportamento risale probabilmente a tempi remoti della loro evoluzione. Una volta sola, ovviamente, non è sufficiente. Tutta la cerimonia sta per essere ripetuta. A parer mio, le Galapagos devono la loro straordinaria importanza a tre fattori principali. In primo luogo, la loro fauna, così unica e caratteristica. In secondo luogo, il fatto che fu proprio la singolarità di questa fauna a dare a Darwin le basi necessarie per elaborare la sua teoria dell'evoluzione. Infine, la cosa che per me è stata più impressionante, la straordinaria docilità degli animali. Per fortuna, non hanno ancora imparato a temere l'uomo. È nostro dovere far sì che gli abitanti di queste isole sperdute e incantate non debbano mai conoscere l'istinto della paura. Bene, con la prossima cassetta della Video Enciclopedia della Natura esploreremo un altro ambiente molto particolare. Sarà in un certo senso il contrario di un'isola. Lo si potrebbe quasi definire un'isola d'acqua, ma col deserto intorno. Un ambiente però non isolato, ma anzi un luogo di incontro delle più diverse specie animali.
è una preziosissima distesa d'acqua che si forma una volta l'anno nel Parco Nazionale di Etosha, in Africa, e che diventa vitale quando la natura tutto intorno si inaridisce, obbligando gli animali ad affollarsi sulle sue rive. Prede e predatori si vedono così riuniti a distanza ravvicinata e ovviamente le cose spesso finiscono male. I cineoperatori, per filmare tutto questo, hanno costruito un finto termitaio e da una distanza brevissima hanno potuto girare scene davvero eccezionali. A presto, arrivederci.